Vincenzo Ferrara aderisce a Fratelli d'Italia, creando di fatto una nuova entità consiliare e terminando in termini di coinvolgimento politico l'esperienza attiva con il gruppo civico Progettiamo per Angri, al quale resta però legato da affetto e amicizia con Dauria ed Antonio. La presa di posizione di Ferrara durante l'ultima assise cittadina è conferma di quello che si era intuito nelle ultime settimane, con l'avvicinamento del giovane Ferrara al partito di Meloni e Cirielli. Era ormai una notizia che era conosciuta a tanti e meritava una legittimazione anche all'interno dell'assise del Consiglio Comunale. Fin dalle elezioni politiche ho condiviso il progetto politico di Fratelli d'Italia e soprattutto della Premier Meloni, oltre che riferimento nazionale il Viceministro Edmundo Cirielli, e di comune accordo con il coordinamento cittadino guidato dal professor Giovanni Vitale abbiamo deciso di dare comunque una piena cittadinanza, appunto, come detto, all'interno del Consiglio Comunale della figura in qualità di consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ciò non toglie e non al buon lavoro, al grande lavoro svolto anche sotto vesti civiche del gruppo Progettiamo per Angri, del quale condivido non solo un sentimento di amicizia, ma condivido anche una identità valoriale rispetto al modo di fare politica, al modo di fare minoranza, al modo di fare opposizione, che trascende dal ruolo che uno ricopre ed è svolta solo ed esclusivamente in ragione dell'interesse del cittadino. Quindi non è assolutamente un addio, è un continuare un percorso insieme, da un punto di vista mio personale politico sotto le vesti di Fratelli d'Italia, ma ciò non toglie che i miei colleghi consiglieri comunali continueranno il loro buon percorso in Progettiamo per Angri e che si possa fare qualcosa di positivo per l'intera cittadinanza. Ferrara chiarisce come sia maturata la sua adesione al partito che nell'agro trova forza motrice e referenziale nel viceministro Edmondo Cirielli. Diversità ideologiche anche con il gruppo Progettiamo. Sono ormai 2 anni che, nonostante le diversità ideologiche, come detto, condividevo già il percorso di centrodestra già da qualche mese, e nonostante le diversità ideologiche abbiamo comunque messo in campo e condiviso un'azione politica di rilancio della nostra cittadinanza, non fosse altro anche ultimamente con una serie di proposte di miglioramento del servizio di gestione dei parcheggi, che ormai è sentito in modo vessatorio di più e che merita un approfondimento attraverso una serie di proposte che dettaglieremo, dove parteciperanno non solo i partiti politici, quindi Fratelli d'Italia o altri partiti politici cittadini, ma anche i comitati civici e lo stesso gruppo civico, appunto, di Progettiamo De Angri, tutti insieme proprio per portare beneficio alla nostra cittadinanza. Lo è sempre stato, lo sarà e lo è e lo continuerà ad essere, in ragione appunto dell'obiettivo che deve essere appunto il miglioramento della vivibilità del nostro comune. Per troppo tempo risentiamo anche di una forma di assenteismo rispetto ai problemi. Dall'inizio di questo mandato ci siamo presi la responsabilità di non fuggire rispetto ai problemi, nascondendoci sotto la falsa veste di fare opposizione, ma di essere noi attivi alla risoluzione dei problemi. Pur stando all'opposizione, pur ricoprendo incarichi di partiti, per quanto mi riguarda il partito Fratelli d'Italia, e pur altri consiglieri comunali rimanendo civici, ma proprio perché accomunati da un'identità valoriale che va oltre e che punta al 2025. Con il prossimo congresso cittadino si apre una nuova fase per il partito di Meloni in città e che vede Ferrara un punto di riferimento per la costruzione di un'alternativa, anche in vista del voto del 2026, quando Fratelli d'Italia dovrà certamente proporre il suo rappresentante per la corsa alla fascia tricolore e Ferrara potrebbe essere nel novero dei nomi avendo le referenze. Si apre quindi anche una fase molto attiva del partito, che apre al nuovo tesseramento. Saremo con un gazebo in piazza il prossimo domenica 18 giugno, proprio per rendere un partito inclusivo, per superare quelle che potevano essere le correnti iniziali, andare tutti insieme verso un'idea di città che veda il partito Fratelli d'Italia protagonista attore negli anni futuri, in particolar modo per quelle che saranno le dinamiche politiche per il 2025.